Il corpo e il sangue di Cristo sono il viatico che ci aiuta a non disgregarci, a non perdere la nostra dignità cristiana, a non svilirci, a preservarci dalla corruzione. Nell'omelia della messa celebrata sul sagrato della Basilica di San Giovanni Laterano, nella solennità del Corpus Domini, Papa Francesco, commentando il responsorio della seconda lettura, ha spiegato così cosa significa disgregarci e svilirci. Ci disgreghiamo quando non siamo docili alla parola del Signore, quando non viviamo la fraternità tra di noi, quando gareggiamo per occupare i primi posti, gli arrampicatori, quando non troviamo il coraggio di testimoniare la carità, quando non siamo capaci di offrire speranza. L'Eucaristia, ha spiegato il Papa, ci salva da questa disgregazione. Il Cristo presente in mezzo a noi nel segno del pane e del vino esige che la forza dell'amore superi ogni lacerazione e al tempo stesso che diventi comunione con il povero, attenzione fraterna a quanti fanno fatica a sostenere il peso della vita quotidiana. Cosa significa oggi per noi svilirci? Ossia annacquare la nostra dignità cristiana? Significa lasciarci intaccare dalle idolatrie del nostro tempo, l'apparire, il consumare, l'io al centro di tutto, ma anche l'essere competitivi, l'arroganza come atteggiamento vincente, il non dover mai ammettere di avere sbagliato o di avere bisogno. Tutto questo ci svilisce, ci rende cristiani mediocri, tiepidi, insipidi, pagani. Ma Gesù ha versato il suo sangue come prezzo e come lavacro perché fossimo purificati da tutti i peccati e il sangue di Cristo ci libererà dalla corruzione. Così impariamo che l'Eucaristia non è un premio per i buoni, ma è la forza per i deboli, per i peccatori, è il perdono, è il viatico che ci aiuta a andare, a camminare. Durante la processione con il Santissimo che il Papa ha atteso all'interno della Basilica di Santa Maria Maggiore, Francesco ha chiesto di sentirsi in comunione con tanti nostri fratelli e sorelle che non hanno la libertà di esprimere la loro fede nel Signore Gesù e venerare nel nostro cuore quei fratelli e sorelle ai quali è stato chiesto il sacrificio della vita per fedeltà a Cristo. All'arrivo della processione sul sagrato della Basilica Mariana, Papa Francesco ha impartito la benedizione solenne con il Santissimo Sacramento.